La corruzione del Leviatano si diffonde come una piaga. Nonostante i nostri successi, l'influenza di Canus si rafforza. Pensavo che fosse sulla Luna per fascinazione. È sempre stato un esploratore dell'ignoto. Un ricercatore dalle intenzioni maligne, ma dalla curiosità insaziabile. Però questo sembra diverso. Se gli esperimenti di Canus con l'oscurità a bordo della Glicone erano soltanto una teoria, ciò che vediamo qui a bordo del Leviatano ce ne fornisce la prova. Kayat ha osservato i successi del Corvo e di Zavala da lontano. Desidera aiutarci a spezzare il legame di Canus con la piramide, affrontando l'incubo di Dominus Gaul. La perseguita senza sosta. Come Uldren con il Corvo, come Sapia con Zavala. Ma Kayat non si è legata a noi. Non è sicuro che un rituale abbia successo. Le ho consigliato di restare a bordo della sua nave, ammiraglia. Nel frattempo proseguiamo con i nostri preparativi mentre cerco un'altra soluzione. Ti contatterò presto. Attenzione, avanguardia. Sono stata paziente. Ho ascoltato i vostri avvertimenti e trattenuto le mie truppe dall'assaltare il Leviatano. Ma Canus continua a eludere i vostri guardiani. E l'incubo di Gaul continua a girarmi attorno. La mia pazienza ha un limite. Gaul è l'ultimo, il nostro ultimo nemico. Poi Canus non potrà più nascondersi. Il vostro rituale richiede che io sconfigga l'incubo del Dominus. E sia. Non interferire, guardiana. Sono una Cabal e questa conquista è solo mia. Deve essere una prova, un'accettazione secondo tradizione. Perciò, come un gladiatore che entra nell'arena, lancio la mia sfida. Dominus, mi senti? Sono qui per finire ciò che abbiamo iniziato anni fa. Non riuscirai a fermarmi. Gaul, ti sfido! Nelle profondità della tomba di mio padre, noi ci daremo battaglia. Le alisti di Canus hanno spore di egregora nell'esofago. Sono morti da poco. Vuoti. Ora capisco. Le loro vite sono state sacrificate come prezzo per traghettare la mente di Canus attraverso un'immensa distanza e accelerare l'ingresso nella piramide. Il nemico è disperato. Ma ciò significa che il nostro piano funziona. Devo parlare con Kayatal. Torna da me. Canus sapeva esattamente cosa faceva, incoraggiando la figlia a mettersi in gioco da sola, manipolandola. Ma c'è un barlume di luce in questa nube scura. Le informazioni che hai recuperato sulla Luna mostrano l'ultimo tassello del mosaico di Canus. Non è stata la semplice curiosità ad attirarlo presso la piramide lunare. Lui è una coscienza che si diffonde come un sistema vascolare. E sta provando a diventare una cosa sola con la piramide, per poterla controllare, per poterne brandire il potere. Ancora peggio, pare che Canus non lo stia facendo di sua spontanea volontà, ma per volere di un altro, del nostro vero nemico, la voce nell'oscurità, il testimone. Devi tornare sul Leviatano. Prosegui con la missione mentre io preparo un rituale per includere l'imperatrice nel nostro vincolo.